lascia andare le persone che non sono pronte ad amarti. Questa è la cosa più difficile che dovrai fare nella tua vita e sarà anche la cosa più importante. Smettila di avere conversazioni difficili con persone che non vogliono cambiare. Smetti di apparire per le persone che non sono interessate alla tua presenza. So che il tuo istinto è quello di fare tutto il possibile per guadagnare l'apprezzamento di chi ti sta intorno, ma è un impulso che ti ruba tempo, energia, salute mentale e fisica. Quando inizi a lottare per una vita con gioia, interesse, impegno, non tutti saranno pronti a seguirti in quel luogo. Questo non significa che devi cambiare ciò che sei, significa che devi lasciare andare le persone che non sono pronte ad accompagnarti. Se vieni escluso, insultato, dimenticato o ignorato dalle persone a cui regali il tuo tempo, non fai un favore a te stesso continuando a offrire loro energia e vita. La verità è che non sei per tutti e non tutti sono per te. Questo è ciò che rende così speciale quando incontri persone con cui hai amicizia o amore corrisposto. Saprai quanto è prezioso perché hai sperimentato ciò che non lo è. Ci sono miliardi di persone su questo pianeta e molte di loro le troverai al tuo livello di interesse e impegno. Forse se smetti di comparire non ti cercheranno. Forse se smetti di provarci la relazione finirà. Forse se smetti di messaggiare il tuo telefono rimarrà buio per settimane. Questo non significa che hai rovinato la relazione, significa che l'unica cosa che la sosteneva era l'energia che solo tu davi per mantenerla. Questo non è amore o pura amicizia, è attaccamento. È dare una possibilità a chi non se lo merita. Tu meriti molto di più. La cosa più preziosa che tu hai nella tua vita è il tuo tempo e l'energia, perché sono entrambi limitati. Alle persone e alle cose che dai il tuo tempo e la tua energia definirà la tua esistenza. Quando ti rendi conto di questo, inizi a capire perché sei così ansioso quando passi del tempo con persone, attività o spazi che non ti fanno bene e non dovrebbero starti vicino. Comincerai a renderti conto che la cosa più importante che puoi fare per te stesso e per tutti quelli che ti circondano è proteggere la tua energia più ferocemente di qualsiasi altra cosa. Rendi la tua vita un rifugio sicuro, in cui sono ammesse solo persone compatibili con te. Non sei responsabile per aver salvato nessuno. Non sei responsabile di convincerli a migliorare. Non è il tuo lavoro esistere per le persone e dare loro la tua vita. Ti meriti amicizie vere, impegni veri e un amore completo con persone sane e prospere. La decisione di prendere distanze con persone nocive ti darà l'amore, la stima, la felicità e la protezione che meriti. Grazie.